Ma buongiorno, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro C89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Clash of Clans. Belli carini, belli carigliardi, belli coccolosi. Allora, come stiamo messi? Non stiamo messi male, vi dico la verità, non stiamo messi male. Potremmo stare sicuramente messi meglio. Però sto giocando. Ovviamente l'avete visto quando rivedete che riaumentano i video sul canale, perché automaticamente stiamo giocando di più. Negozio dei jolly, io questi me li vado a prendere. Purtroppo non ho 3000 gemme. Ah, qui proprio un modo per prendere soldi ovunque, cara Supercell. Ci sta. A disposizione questo è bellissimo. Però non che vedevo di bella offerta. Ma non ci faccio praticamente niente. Il restante non ci faccio niente. Questa non mi interessa. Mi vado a prendere insieme a voi tutta questa robetta qua. Tra l'altro dovrei cambiare iPad, raga, che questo è diventato vecchietto. Infatti Marvel Snap non riesco a giocare, cioè mi lagga tantissimo. E codice più importante. Sì, codice più importante. Cosa più importante, codice creatore CiccioGamer89, se mi volete supportare su Clash Royale. Il deck lo conosciamo. C'è il buon Nefasto che insiste nel dirmi che devo provare il suo nuovo deck, che non è questo, sono abbastanza sicuro, perché ti sei rimesso questo qua, anche perché a me questo non mi piace. Si vede che questo qui è l'ultimo che aveva fatto, perché non me lo ricordo mica, sapete? Boh, il buon Nefasto dice di utilizzare questo deck qua. Io gli posso dare pure retta, però non mi fa impazzire. Cioè, in realtà mi sento molto più solido con questo deck qua. Questo deck qua, perché sicuramente è per ciclare tantissime volte il gigante Royale. Dai, bene o male lo scalino ce l'abbiamo qua vicino. Quando questa lega non ha gradini d'oro, a posto. Abbiamo fatto la frittata, tanto la finisce, l'abbiamo nel deck. Diciamo che non è che mi dispiace il contenuto di questo deck qua, eh. C'è comunque il pescatore, c'è comunque roba interessante, il barile barbarico che ci può stare. Ci sta il boscaiolo che mi piace. Il problema è che mi mancano completamente tutte le basi di questo deck. Cioè non so veramente come worka, non so assolutamente niente. Boscaiolo, dico, ripeto, essere una carta fortissima. Forse il dash potevo anche evitarlo mettendo lo scheletro cosino più vicino, va bene. Non credo che sia stata una grande giocata da parte dell'opponent questo mini pecca un po' così. Se è per quello non è stato buono neanche questo da parte mia, va bene. Ce la potremmo fare, dai. Ok, per il momento la difesa ci piace. Non so quando tirare il gigante Royale, effettivamente parlando, perché facciamo così. Io ho paura che... No, invece era sufficiente. Però se Bruce Lee mi continua... Calcolate che è la prima partita che faccio con questo deck qua, quindi... Cioè, praticamente non so assolutamente niente di niente di niente. Cioè, non mi chiedete roba, perché io non la so. Ok, facciamo... La difesa non è stata brutta. La difesa non è stata brutta. Il problema è che pure lui... Vabbè, questo l'ha sprecato, per fortuna. Pure lui tira un sacco di roba. Dovrei andare sulla torre di sinistra, se non erro. Perché lui c'ha il mini pecca, raga. C'ha veramente un botto di roba. Vabbè. Sfortuna, non credo. Me lo potevo aspettare di brutto, ecco. Non capisco sta roba qua. Ok. Scheletrini non bellissimi da parte dell'opponent, ma noi che ce ne frega. Niente, ve lo posso garantire. Ok. Diciamo che l'attacco... No, peccatissimo, eh. Peccatissimo, anche perché lui ha il pecca.
Molto simpatica questa. Norca miseria, Mirche. Vabbè, d'altronde eravamo sicuri di fare la torre, no? Sicurissimi. Allora, io non so lui quanto potesse essere forte come giocatore, però la cosa di aver vinto la prima partita con il nuovo deck, un minimo di speranza per il futuro prossimo me la dà. Non è così brutto, perché qua bisogna ciclare un sacco i giganti royale, sicuramente. A difendere, difende anche. Una cosa che mi dà molta solidità è il pescatore. Forse perché è una carta che ho imparato a giocare con il tempo e quindi mi dà un sacco di solidità. Non ho più la mia lapidina, purtroppo. Purtroppo non ho più la mia lapidina, quindi si va con degli scheletrini. Successivamente barile barbarico, che comunque se non difeso una hit sotto torre la dà. Mi preoccupo, sapete? Mi preoccupo. Potrebbe essere un mirror? Assolutamente no. La fireball potrebbe essere interessante? No, forse il Mirko del passato la poteva tirare. Forse questo pesca un po' particolare ci può stare. Un pescatore particolare ci piace. Ok, mo sono curioso di capire come andare. Mazza, comunque gira un botto sto deck, cioè cicla veramente l'indefinito. E che posso fare? Così. Sono abbastanza sicuro delle mie capacità in questo momento. Un po' di meno su queste dell'opponente, che mi tira dei barbari bastardissimi che non so se ha evoluti, purtroppo. Diciamo che i danni li abbiamo fatti. Non mi voglio prendere assolutamente altro dall'opponent. Invece l'ho fatto perché devo tirare gli scheletrini un pochino più a destra. Calcolate che i piazzamenti, i place, eccetera, 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 li devo ancora imparare. Ovviamente perché tante sono carte nuove per me. Barile barbarico a me è stata sempre una carta che mi è veramente piaciuta sempre. Quindi sappiamo che il nostro opponent, questo non so perché l'ha tirato. O mi vuole fare un attacco particolare. Non lo so perché mi ha voluto. Facciamo così. Ok. Allora, sicuramente il mio. Esatto. Brutta storia. Una hit. Ok. Il mio potevamo giocarlo meglio. Il famosissimo mio, non so se lo spiritello. Questo è abbastanza particolare come deck, eh? Ah, ok, di nuovo sbagliato. Di nuovo sbagliato da parte mia. Ok. Io ci proverei. Non credo che sia stato un ottimo, ottimo attacco questo, eh. Però neanche orribile, o sbaglio? Sentite, io qua mi devo comunque difendere in qualche maniera, no? Io farei così. Farei così. Ti ripeto, non so effettivamente come. Mi sembra un po' counterello lui, eh. Tostissima, raga. Potevo farcela, lo sapete che non lo so. Sapete che non lo so, drago infernale, tornato, i barbari evoluti. Non lo so, mi è sembrato un po' un deck un po' complicato per il mio. Quindi non mi posso far abbattere più di tanto, secondo me. Cioè non devo farmi trascinare da questa roba qua. Perché sapete, se no poi uno dice, potevo forse giocare in maniera diversa. Forse sì, forse no. Fatemi vedere. Attacco un po' particolare quello dell'opponent, eh? Lo so che non si fa, ma l'opponent ha veramente tirato tantissima roba e io non me ne prego.
Ci può stare. Pure questo mi sembra una cosa un po' cattiva verso i miei confronti. Non credo che sia un problema. Andiamo così. Che poi non credo che sia un problema. In realtà è un problema anche questo deck per il mio deck. Non lo so, ragazzi. Difficile, sicuramente c'è da carpirne bene tutte quante le cose. Però pure l'attacco che ha fatto l'opponent non mi sembra un grande attacco. Cioè, se io avessi avuto questo il pescatore, l'opponent era completamente sopraffatto, capito? Quindi facciamo così. Io farei così. Ci siamo tolti un problema. Io in realtà non so se lo spot giusto era quello di fare la fireball o meno. Ripeto, più che provarci, regà, che devo fare io? Non lo so. Mi sa che questo deck in questo momento potrebbe essere così in meta da essere non più in meta. Cioè, nel senso che... Ok, grazie mille. Apprezzo. Apprezzo tantissimo. Non hai idea di quanto io apprezzo che il boscaiolo non me l'hai contestato. Ma mi sa che questo ha smesso... No, non ha smesso di giocare. Sì, lo so che poi rimango sotto pirotecnica, però... Secondo me... Ci può stare. Come vi ho detto, Nero... abbastanza... convinto. E conscio più che altro. Io proverei una... una difesa. Non lo so. Ok. Sì, ma probabilmente non sono stato bravo io. Secondo me, ma è stato un po' più scarso l'opponente. Non mi sento di dire, oh regà, sono stato bravissimo, madonna mia. Forse qualche cosa la posso pure aver agganciata, ma avendo visto contro chi stavamo giocando, non lo so. Dovete dirmi voi nei commenti, regà. Mi dovete dire voi nei commenti. Sono un po' spaesato in questo momento e sicuramente si nota. Non riesco a capire se il deck ha una vera e propria funzionalità in questo momento oppure no. Perché, sai, giro un sacco di torre bombardiere. Ostini lavici. Ostini lavici è brutto, eh. Speriamo non abbia barbari. Se c'è barbari, ma più under secchio. Ok, non riesco a capire bene il perché l'opponent mi voglia... Ah, ok, ecco perché. Io sto provando a fare una sozzata gigante. Aspettate, devo capire bene. Se riuscissi a sopravvivere a questo attacco... No, non sono sopravvissuto a questo attacco. Pure qui, no? È tutto... Cioè, pure qui. Secondo me è mancanza di esperienza, perché probabilmente... non avrei dovuto continuare l'attacco a destra, ma andarmi a difendere. Quindi stiamo a due partite vinte, due partite perse. Non lo so, non mi sento molto confident con questo deck qua. Ma anche è vero che tutte le persone che sto incontrando in questo momento, bene o male, sono counter del mio deck. Per counter io intendo sempre che hanno una probabilità di vittoria molto più alta della mia. Sì e anche no. Sì e anche no. Purtroppo. Fenice forse un nerf un po' troppo massiccio per la Fenice, perché pescatore, sai, lo devi comunque far fuori. Meno peggio mi sento. Non lo so, raga. Io posso pure provare di nuovo a utilizzare questo deck qua. Speriamo che l'opponent sia un po' un manico di scopa. Forse lo è, dai.
Forse lo è, dai. Ok, sì. Abbiamo giochicchiato bene. Peccato per l'ovetto che viene triturato. Abbiamo giochicchiato bene. Ok, il pecca, sapete, non è un problema, ma ovviamente dopo lui cercherà in tutti i modi, in tutte le maniere. Ok, diciamo così, perdo un po' di tempo, ma non è che posso fare chissà che cosa, eh? Ok, beh, oddio, invece. Invece, però il pescatore mo non ce l'ho per... Ok, una hit comunque non l'ho presa, che a me va anche bene a sti momentacci. Quando mi fireball ci sta, e ci sta anche quello, perché così io mi faccio rimanere in vita la fenice, torgo tutto, pulisco tutto. Non lo so, ragazzi. Non lo so, lui è solido comunque, eh. È un deck... Eia. Ha un deck particolare, c'è da dirlo. C'è da dirlo. Ma a sto punto, giusto? Ok. Se sono fortunato, la torre gliel'abbiamo fatta. Non gliel'abbiamo fatta la torre. Ho rischiato, lo so. Però lui ha la fulmine. Sono molto deluso, tra virgolette, da me stesso per come mi sto comportando in questo momento. È una roba che, sapete, non, sicuramente la... La mia gestione di questo deck è bassa in questo momento, ma a me sto deck non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire, ma sicuramente anche per come lo gioco io, probabilmente. Però non lo sento così solido. Cioè, non me lo sento così solido addosso. Non è una roba che mi fa impazzire. Non è un problema. Tra l'altro ho tirato anche la picconata. Non lo so, c'è sicuramente ancora da provarlo. Però... No, vabbè, ma io non volevo andare lì, ho miscliccato. Io volevo andare a destra, che poi magari con un poco di fortuna riusciamo a gestircelo. Però io non volevo fare quello che ho fatto. Vi dico la verità. Ok. Che mi tocca inventarmi pure qualcosa, eh? Facciamo così, perché sennò mi schiatta la roba. Perché l'opponente mi ha tirato una barca di roba. E va bene, il problema è che me la gioca anche bene. Capito? Il problema è che me l'ha giocata anche bene. Qualche danno sì, l'abbiamo fatto. Però... Però ho capito, non... C'è qualcosa che non... Sì, qui abbiamo gestito benissimo. Ritorniamo a fare dei danni a destra, probabilmente. Ok. Che in fin dei conti, a noi non è che ci dispiace tanto. C'abbiamo comunque Bruce Lee incazzato a destra. Però non è stato efficace. No, andiamo a sinistra. Andiamo a sinistra, ma non lo so. Beh, questa me l'ha regalata. Poi vedete, comunque sto giocando contro persone che non è che sono molto forti, eh. Cioè, questo non male. Questo non male. Esattamente così. Esattamente così. A difende, ci siamo difesi, ma lui ha una valanga di roba che mi fa male, raga. Quindi avete già capito dove sto andando. Amore ammazzato. Di base è quello che...
stiamo per andare a fare, no? Non lo so, raga. Non lo so. Vabbè, ci riproverò sul primo canale. Vi voglio bene. Ciao.